per l'Inter di Mourinho, è arrivato il momento di abbandonare ogni calcolo e spingere sull'acceleratore. Dallo stadio Angelo Massimino di Catania, una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Catania-Inter è l'anticipo della 28esima giornata. Pericolosissimo, con palla di poco alta sopra la traversa, Terlizzi, apertura per Capuano che spazza a sinistra, potrebbe anche andare al tiro, va alla traversone, palla sotto porta, Ricchiuti, Giulio Cesare strepitoso, non è finita, porta vuota, attenzione, Martinez, rischia pazzesca, poi attenzione, Viaggianti, pallone messo fuori da Stankovic, a poi prova Capuano, la palla carezza lì, calcio di palle verso il fondo, grandissimo Catania. Mariga, difende bene il pallone Mariga, prova la conclusione. Milito allarga per Snyder, dall'altra parte c'è Eto'o, Snyder prova ad arrivare in zona tiro, Snyder, Handukar in calcio d'angolo. Se ne va Izco, osserva il movimento di Maxi Lopez in aria, il cross di Izco, attenzione Ricchiuti, c'è uno strepitoso salvataggio. Subito la verticalizzazione per Snyder, è scattato Eto'o a destra, lancio per Eto'o, la posizione regolare, in area di rigore, Eto'o, il pallone per Milito, rete, l'Inter in vantaggio, Milito. La palla in verticale perfetta, perché, lo ridico, la velocità, la rapidità, subito proporre il gioco, subito verticalizzazione che non c'è stato. Qui rivediamo, magari lo rivedremo, la palla lunga dove la difesa, in questo caso Capuano si è alzato nel momento in cui c'è stato il lancio, mi sembra, di Stankovic. Lucio invece preferisce Quaresma, scarica su Snyder, in area di rigore, Snyder il tiro, esterno della rete, grande Inter adesso. Tredicesimo della ripresa, fischia Valeri, può battere Mascara, parte Mascara il tiro, la palla carezza, il pallone va sul fondo. Di testa Ricchiuti, al limite dell'area c'è Martinez, pallone di ritorno per Ricchiuti al volo, Giulio Cesare non ci arriva, strepitoso Materazzi. Eto'o lo recupera con la collaborazione di Maicon, è libero Quaresma, Maicon a zona tiro, Maicon! Era sulla traiettoria Andukar. Inserimento centrale di Izco, accelera Izco, può allargare a destra, arriva Alvarez, chiude Zanetti, il cross di Alvarez, basso, Lopez, Maxi Lopez, il pallone del Catania. Questo è un gran gol, perché grande velocità, doveva fare così il Catania, palla a terra, prima con le palle lunghe non arrivava. Fischia Valeri, Mascara... Parte Mascara, pallone deviato dalla barriera, era ben indirizzato, calcio di rigore! Calcio di rigore! E ammonizione, espulsione Montari. Espulsa Montari. Parte Mascara, il cucchiaio a rete, Mascara! Attenzione! A vuota Lucio sul pallone Martinez. Vediamo se affondo va verso la bandiera al calcio d'angolo. Affonda Martinez, affonda bene Martinez, rete, un gol capolavoro, è impazzito il Cipari, 3-1 per il Catania. La partita di Martinez è da incorniciare, ha fatto gol a un minuto dalla fine, è partito in mezzo a due, ha dribblato con ancora lucidità, con ancora forza e con ancora più lucidità, ha battuto Giulio Cesare. Massimino è il trionfo della Catania, un'impresa storica, il Catania batte 3-1 l'Inter.